Auto in fiamme all'alba di oggi in via Salerno a Biancavilla. I vigili del fuoco del distaccamento di Adrano sono intervenuti intorno alle ore 5:30 per spegnere le fiamme che hanno distrutto una macchina che si trovava in sosta di fronte alla chiesa San Giuseppe. Ad occuparsi dei rilievi e ad indagare sulle cause dell'incendio sono i carabinieri della compagnia di Paternò. Singolare episodio nella notte in contrada Capice ad Adrano, sul quale sta indagando la polizia del locale commissariato. Un 22enne si sarebbe lanciato dal tetto della sua abitazione nel tentativo di sfuggire a delle persone che, secondo il suo racconto, si sarebbero intrufolate nella sua casa. Si sarebbe lanciato da un'altezza di oltre 10 metri finendo nell'abitazione sottostante procurandosi una frattura ad una caviglia. Ad intervenire sono stati i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno facilitato le operazioni di soccorso del giovane che una volta riportato in strada è stato consegnato alle cure dei sanitari del 118 presenti con un'ambulanza. Aggiunge sul posto anche gli agenti della polizia del locale commissariato, come detto, che ora stanno cercando di capire cosa realmente sia accaduto. Grande festa questa mattina a Santa Maria di Licodia per San Giuseppe, patrono della città, che ha visto l'intera comunità raccolta. È stato l'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, a presiedere la celebrazione eucaristica in Chiesa Madre. Presenti in chiesa a nome della comunità il sindaco Giovanni Buttò, ma anche altri sindaci dei centri limitrofi. È stata un'omelia molto apprezzata dai presenti quella dell'arcivescovo, che ha parlato dell'importanza della famiglia, seguendo l'esempio per l'appunto di San Giuseppe. Si vede la grande devozione del popolo a San Giuseppe, una devozione che va sempre più riempita di un Vangelo che parli al nostro tempo. E la figura di San Giuseppe è molto eloquente. Oggi ho sottolineato, riprendendo le letture della festa, che ovviamente è quella del 19 marzo, oggi è quella del patrocinio, quel brano in cui Maria e Giuseppe erano preoccupati per la sorte di Gesù. Non lo avevano trovato a Gerusalemme, lo ritrovano nel Tempio, ma quella angoscia di Maria e Giuseppe per il loro figlio ci parla della sollecitudine, dell'attenzione che i genitori devono avere per l'educazione dei figli. Quando ascoltiamo di alcuni episodi che coinvolgono preadolescenti e adolescenti, di violenza estrema, ecco, ci chiediamo, senza avere naturalmente delle risposte certe, cosa c'è stato alle spalle della loro educazione? Quale famiglia c'è stata? Quale attenzione c'è stata dei genitori? Perché i delitti efferati, come quelli a cui assistiamo questi giorni, nella nostra Sicilia e in tutta l'Italia, per mano di adolescenti, forse sono frutti di un vuoto di educazione in famiglia e del vuoto di educatori come Don Pino Puglisi, che Papa Francesco ha additato in una lettera a Monsignor L'Orefice come un modello per tutti i cristiani, per tutta la Sicilia, soprattutto un modello di educatori. Ecco, la devozione a San Giuseppe si deve tradurre in vera educazione alla fede dei propri figli. Ecco perché oggi è difficile, quasi impossibile, fare il genitore e l'educatore. È più difficile perché i genitori non sono gli unici a parlare. Ci sono tante voci che condizionano l'insegnamento che è dei genitori, che è quello della scuola, che è quello della chiesa. E naturalmente i ragazzi si sentono frastornati. Se noi mettiamo in mano a un ragazzo di 7 anni il telefonino e questi ha accesso ad internet, a roba di ogni tipo, ci rendiamo conto che i genitori hanno finito di educare. Allora i genitori devono saper dire dei no e dei sì in modo sapienti. Forse loro per primi si devono riappropriare della loro adultità, perché c'è un'età per essere ragazzi, un'età per essere giovani e un'età per essere maturi. E l'età della maturità è la più bella, perché l'albero porta frutti nella maturità. La Chiesa come può essere vicina ai genitori e ai ragazzi? La Chiesa, richiamando determinati valori e facendo sì che queste feste non siano solo spari, fuochi, ma che ci sia un messaggio. Tante volte la gente rimane fuori della Chiesa, così non educa né se stessa né i propri figli, perché dà un messaggio sbagliato. È più importante vedere la processione che andare lì dove ci si nutre del corpo di Cristo. Nella statua del Santo noi veneriamo il Santo in un simulacro. Sull'altare ci nutriamo di Cristo presente nell'Eucarestia, in anima, corpo, sangue e divinità. Allora dobbiamo comprendere che dobbiamo tornare al centro. Se non lo facciamo noi adulti, i ragazzi saranno sempre più perduti.
Al termine della Santa Messa il simulacro di San Giuseppe è stato posizionato sul fercolo e portato sul sagrato della chiesa. Qui è stato salutato dallo sparo pirotecnico, dalle strisce colorate giallo e azzurro con su scritto Viva San Giuseppe e dai palloncini colorati lanciati sui tantissimi cittadini presenti in piazza Umberto. Poi è stato il sindaco Buttò a proferire un messaggio alla comunità dal balcone del municipio, dicendo che l'occasione per festeggiare è doppia, sia per onorare il santo patrono Giuseppe, sia per festeggiare l'880 anniversario del comune di Santa Maria di Licodia. Quest'anno abbiamo cercato assieme al comitato festa di fare dei festeggiamenti con delle serate poi anche per le persone, per poter creare dei momenti di spensieratezza alle persone, visti i momenti abbastanza duri. E poi cosa dire, dal punto di vista religioso, oggi qua c'è stato Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna, il quale ho ringraziato per la sua presenza e soprattutto per l'omelia che mi ha colpito tantissimo, perché ha fatto un'omelia splendida. E poi ringrazio anche i miei colleghi sindaci che hanno accettato l'invito. Ricordiamo quali sono. Sì, allora c'è il sindaco di Sant'Agata Libattiate, Marco Rubino, il sindaco di Paternò Nino Naso, e poi c'è l'assessore Vincenzo Mignemi di Biancavilla e l'assessore di Tremestere Fazio. Quindi io ringrazio tutti i miei colleghi che hanno partecipato, perché è chiaro che per noi è bello portare qua e far vedere anche ai sindaci dei comuni del nostro territorio le tradizioni di San Giuseppe. Noi siamo un comune da 880 anni, quindi noi abbiamo una bella tradizione che magari gli altri non conoscono, e per me come sindaco è motivo d'orgoglio far conoscere la storia di Santa Maria di Licodia agli altri sindaci. Ecco, come primo cittadino, nella sua preghiera verso San Giuseppe, cosa chiede al patriarca della Chiesa Cattolica? Io chiedo a San Giuseppe, mi rifaccio all'omelia del Vescovo, perché sono state da esempio di famiglia, quindi la famiglia è al centro dell'uomo, la famiglia deve essere al centro di ogni cosa, perché se non c'è famiglia non c'è serenità. E Santa Maria di Licodia, visto che è un piccolo comune, deve essere come una famiglia, cioè che ci dobbiamo aiutare gli uni gli altri quando ce n'è di bisogno. Quindi il mio augurio è quello che San Giuseppe ci possa guidare nel giusto. Al termine del discorso del sindaco si è avviata la processione. Tanti sono stati i genitori che hanno voluto avvicinare i propri bambini al santo patrono per una benedizione particolare, tanta la devozione dei licodiesi e non solo. Signor Nino, lei è di Biancavilla, però è venuto qua ad assistere alla festa. Sono vivo qua da 6 anni. Come vive questa festa? Bene, bella, una bella festa. È un devoto oppure no? Sì, certo, San Giuseppe. Devotissima da quando ero piccola e per me ogni anno lo aspetto con ansia. Ecco, che emozione ti dà la festa? Mi dà gioia, tante sensazioni, serenità, felicità, tanto, ho molta fede. Com'è che vive la città questa festa? È molto sentita qui a Licodia, è veramente sentita fortemente. Quindi speriamo che quest'anno sia ancora meglio di prima, dell'anno scorso e degli anni precedenti. Viva San Giuseppe! Speriamo che San Giuseppe aiuti tutti quanti i malati e le persone bisognose, insieme alla Madonna. C'è molta devozione. Sì, a San Giuseppe, sì, per San Giuseppe soprattutto e anche per la Madonna del Carmelo, di cui faccio parte, però per San Giuseppe è molto sentita la festa qua. Abbiamo visto anche che ci sono anche persone che vengono fuori Licodia. Sì, sì, è una tradizione che si tramanda da tanto tempo, persone che sono fuori da Licodia e vengono dalla Germania, da altri posti, anche da Paternò e fuori, da tanto. Ma la festa si vive, come lo vedete voi, con gran gioia e con un'attesa immensa. Io, fra le altre cose, sono del nome Giuseppe, quindi praticamente per me è una grandissima festa, soprattutto perché è la festa del patrono. Questo è un grande evento per il paese, si attende ogni anno con tanto amore, con tanta gioia, e spero che la festa si concluda così come la stiamo vivendo in questi giorni, con molta allegria, con molto amore e con molta soprattutto fede, perché c'è molta fede soprattutto in questo periodo, che è un periodo molto importante per tutti, soprattutto per la nostra comunità. Quindi ci appelliamo al Santo Patrono affinché ci protegga tutti. Sta vivendo per il secondo anno consecutivo la festa come Presidente del Consiglio. Vivela come istituzione rispetto al passato?
ha un significato diverso? Bella domanda, sì, è vero, perché vivere anche i preparativi rispetto a prima invece ero, come dire, una semplice spettatrice, devota del santo, adesso i preparativi, anche un po' di quella sanansia, no? di un po' di prestazione, diciamo, questo in effetti è diverso rispetto agli altri anni. E ogni anno vogliamo migliorare qualcosa, quest'anno come dire, i festeggiamenti hanno avuto inizio già venerdì, quindi venerdì, sabato, domenica, domani, questo premio, quindi il comitato, ecco, lavorare insieme al comitato mi sta facendo anche crescere, perché c'erano delle cose che sconoscevo, non sapevo, e grazie a loro adesso sto crescendo. Quindi grazie per la domanda, veramente c'è molta differenza. Viva San Giuseppe! E in occasione dei festeggiamenti patronali, venerdì, negli ambienti medievali del Palazzo Municipale, è stata inaugurata la mostra Le carte ritrovate, San Giuseppe e dintorni, documenti e cimeli di alta valenza storico-culturale. Inaugurato ieri sera a Biancavilla il tappeto di arte effimera realizzato in omaggio alla Madonna dell'Elemosina con la tecnica del sale colorato a cura degli artisti dell'associazione Culturart di Noto in provincia di Siracusa. Ad impartire la benedizione è stato il provosto parroco della Chiesa Madre Don Agrippino Salerno, alla presenza fra gli altri del sindaco di Biancavilla Antonio Bonanno e del presidente dell'associazione Mariana Carmelo Milazzo. L'iniziativa rientra fra gli eventi allestiti per i festeggiamenti estivi in onore alla Madonna dell'Elemosina organizzati dall'Associazione Maria Santissima dell'Elemosina e dalla Chiesa Madre con il patrocinio del Comune di Biancavilla, un'opera, quella realizzata al centro della piazza, che ha attirato l'attenzione di tanti cittadini che hanno manifestato il loro apprezzamento a chi ha voluto realizzarla. È un'opera fatta con il sale colorato che noi appunto prepariamo precedentemente all'evento e che poi andiamo a realizzare seguendo un plotter e un bozzetto. Vi è una preparazione ovviamente antecedente, oltre al fare il disegno anche nella colorazione appunto del materiale e poi alla fine nella realizzazione. Il bozzetto può durare, allora, in un luogo chiuso può durare anche un anno, nei luoghi aperti ovviamente non resiste all'acqua perché il sale si scioglie, al sole resiste ma dopo qualche mese ovviamente perde il colore. Fino a quando sicuramente l'opera si manterrà potrà stare, ecco. Viene rimosso non c'è una particolare procedura di rimozione, semplicemente il comune decide come rimuovere il tappeto. Diciamo che l'arte effimera nasce per questo, ci sono tappeti che durano veramente questioni di ore, in molte città vengono fatti i tappeti con i fiori durante il Corpus Domini per poi far passare sopra la processione che disfa il bozzetto. In questi casi è un'opera d'arte che non prevede un passaggio di una processione sopra, quindi poi si decideranno le modalità di rimozione. Noi siamo un'associazione che siamo intanto patrimonio immateriale della regione siciliana e ci occupiamo di fare queste cose in tante parti del mondo, non solo in Sicilia, non solo in Italia, ma anche all'estero. La nostra è una tradizione che nasce tanti anni fa, ci sono persone più grandi di me, io sono uno dei più piccoli, dei più giovani, però diciamo che siamo una squadra che va sempre assieme e che collabora, perché poi alla fine quello che unisce l'arte effimera è lo stare insieme, il collaborare insieme e fare qualcosa di unico insieme. Questa è la base per noi, l'importante è sempre stare insieme e divertirsi prima di tutto per poi realizzare queste opere d'arte, perché queste opere vengono solo se c'è una squadra dietro che funziona. Se la squadra non funziona in primis non potrà mai venire un disegno del genere. L'idea nasce da un momento di riflessione tra me e il sindaco, quindi l'amministrazione. Abbiamo cercato di proporre qualcosa di nuovo che comunque si è visto già in giro, ma a Biancavilla la prima volta. Quindi abbiamo contattato questi ragazzi che sono bravissimi, reduci dalla stessa... Quando ci fu la festa della misericordia loro hanno riproposto un'immagine fatta da un nostro concittadino a Roma, io l'avevo vista a Noto, mi era piaciuta, abbiamo invitato i ragazzi che sono stati bravissimi, li ringrazio questi di Culturarte di Noto perché hanno impiegato 12 ore per finire questa splendida opera, invito tutti i cittadini a vederla, purtroppo è un'opera effimera quindi il tempo di durata è breve, speriamo che resista il più possibile anche se il tempo ci può assistere, quindi perché la pioggia la rovinerebbe.
Siamo alla vigilia della grande festa estiva, di un momento di fede importante per la nostra comunità, soprattutto nel 75esimo anno di una ricorrenza importante per la nostra Madonna dell'Elemosina, e quindi c'è da parte mia grande emozione, ma quest'anno abbiamo voluto arricchire e impreziosire maggiormente questo momento che è soprattutto di fede anche attraverso una opera d'arte che abbiamo realizzato qui in Piazza Roma, che sarà possibile ammirare nei prossimi giorni, e quindi davvero è un momento in cui la città di Biancavilla dice grazie alla Madonna dell'Elemosina e ci affidiamo a lei, e domani affiderò anche la città di Biancavilla nella qualità di sindaco. Oggi Biancavilla è in festa per la Madonna dell'Elemosina. Come da tradizione, l'ultima domenica di agosto la comunità si stringe attorno alla Madre del Signore, celebrando la Santa Messa all'aperto in Piazza Collegiata. E questa mattina la protettrice della città di Biancavilla è stata ricordata addirittura anche in Tanzania. Sì, infatti, il missionario biancavillese Don Salvatore Riceri, durante la Santa Messa celebrata all'interno della chiesa Santa Teresa di Calcutta a Mapogoro, ha illustrato ai tantissimi presenti in chiesa il quadro raffigurante la sacra icona della Madonna dell'Elemosina, quadro che sarà nell'immediato futuro presente all'interno della nuova chiesa attualmente in costruzione a Tunga Malenga, chiesa che sarà dedicata proprio alla Madonna dell'Elemosina. In aito abdichira Santa Maria dell'Elemosina, Santa Maria dell'Elemosina, di chi fanno tappasiri, bichira Maria waukarimu, quello che chiamano waukarimu. Paro qua a Tarabda, a Navezza, cos'è il mio ricerino, mi quello. Nimi, nime lea, nime cua, cini, ya utazamu, ya bichira Maria, u, picha hii. Ambae, picha hii, tunabudu, sio tunabudu, tunamsifu, kwenye, kijiji changu, Bianca, Vil. Picha hii, naitwa ikona, anayo miaka, miatanu na kitu. Ya muda mrefu. Ambao wameleta kwenye kigango changu watu wa Kigreki, inaitwa ikona Bizantina, utamani sana, inaonyesha upendo ambao Bikira Maria anayo kwa mtoto wake na kila mmoja wetu, kila Mkristo, mpaka paja yake inagusa paja, naona tenerezza, utulivu, upole wa mama. Nimelea chini ya utazamu ya Bikira hii. Tunamsifu sana picha hii. Picha hii e ikona hii ambayo sio ni picha ya kupiga, itaenda kwenye kanisa ya Tunga Malenga. Itabaki kule. Anitoweka pia Padre Emanuele Chini ya utazamu ya Bikira Maria ya ukarimu, ya upole na upendo. Kwa hiyo mara nyingi wakualika kule, kumbuka kama mimi nimekuwa chini ya baraka yake, kila mmoja wetu yupo chini ya baraka ya Bikira Maria. Lakini Bikira Maria kutokana na uzuri sana siku, tunaweza kuita Bikira Maria wa Konsolata, Bikira Maria ya upole, Bikira Maria ya mtoto Yesu, mnalewa? Kuna jina nyingi, moja hii ni Bikira Maria ya ukarimu, Virgin Maria dell'Elemosina.